in Superbike, il programma dedicato agli appassionati di biciclette, ai professionisti e a chi semplicemente ama trascorrere la vita su due ruote. In questo programma vi parleremo del passato, del presente e del futuro della bicicletta. Vi presenteremo le migliori bici da corsa della stagione, i nuovi modelli di bici gravel, city, cargo, mountain bike ed elettrobike e tutto ciò che fa tendenza, nonché curiosità, pillole tecniche, consigli legati alla salute ed al benessere del ciclista. Siete pronti? In sella! In questa puntata vi parleremo di un tema molto importante, la sicurezza stradale, per poi passare alla presentazione di due biciclette davvero esplosive, la Scott Addict RC15 e la Villier Triestina Filante SLR. Quale sarà la vostra preferita? Infine, con Gabriele Mazzetta di Enjoy Triathlon vi daremo alcuni consigli legati alla salute ed al benessere del ciclista. Bene, partiamo! Secondo i numeri dell'osservatorio ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che rielabora i dati ACI ISTAT, nei primi 8 mesi del 2022 i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade nell'immediatezza dell'incidente sono in tutto 105, tra cui 4 minori. A questi si devono poi aggiungere i decessi avvenuti a distanza di giorni o settimane negli ospedali dopo il ricovero in seguito all'incidente. I dati sono quindi parziali, perché i numeri rischiano di essere sicuramente più alti. La sicurezza stradale dei ciclisti è un tema molto importante, che ha assunto ora più che mai un carattere d'urgenza, tanto che l'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani e la Federciclismo sono intervenute sull'argomento con una nuova proposta di legge per rilanciare l'obbligo di 1,5 metri di distanza nel sorpasso dei ciclisti in strada. Le tragiche notizie che hanno visto coinvolti anche giovani utenti della bicicletta rendono il tema della sicurezza stradale dei ciclisti sempre più attuale e drammatico. La Federazione Ciclistica Italiana lotta da tempo con varie iniziative ed una modifica del codice della strada, tale da tutelare maggiormente i ciclisti. Dall'educazione dei più piccoli con il progetto Sicuri in Bicicletta, che ogni anno coinvolge circa 15.000 bambini delle scuole primarie, alla richiesta presso enti locali di realizzare spazi sicuri per la pratica, mettendo a disposizione le proprie conoscenze legate all'impiantistica. A febbraio di quest'anno Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, ha partecipato col senatore Perosino alla presentazione presso il Senato di un progetto di legge denominato Disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti, che prevede alcuni interventi al codice della strada, tra cui l'inserimento di domande legate alla mobilità ciclistica nei quiz per il rilascio della patente e l'obbligo della distanza minima di 1,5 metri in fase di sorpasso. Ed eccoci qui con Paola Gianotti, Keep Brave, classe 1981, speaker motivazionale e coach, laurea in economia. Ha scritto 3 libri, Sognando l'infinito, In fuga contro vento, La svolta. 4 Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il mondo, attivista ambientale sulla mobilità sostenibile e attivista sul tema della sicurezza stradale. Paola, hai girato il mondo. Raccontaci la tua esperienza. Sì, ho girato il mondo, è stata una vera e propria svolta, come ho scritto nel mio ultimo libro, perché facevo la consulente finanziaria ed ad un certo punto della mia vita mi sono resa conto che quello che stavo facendo non era la strada che volevo percorrere. Amante dello sport, amante del viaggio, a un certo punto ho lasciato tutto, ho preso la bici per pedalare per 29.430 km in 144 giorni e diventare la donna più veloce ad aver fatto il giro del mondo in bici. E vivere la vita in modo diverso, perché quando si è in bici si emoziona, si vedono nuove realtà e si è liberi, che è la cosa più bella. Paola, cos'è il giro per la sicurezza? Il giro per la sicurezza l'ho fatto 2 anni consecutivi ed è stato l'anticipare di tutte le tappe del Giro d'Italia maschile un giorno prima,
per sensibilizzare proprio al tema della sicurezza. Sappiamo che in Italia muore un ciclista ogni 35 ore. Io sono stata investita durante il Giro del Mondo da una bici, da una macchina che mentre pedalavo mi ha investito nel deserto rompendomi la quinta vertebra cervicale, e quando sono tornata ho incontrato Marco Cavorso, il padre di Tommaso, che è stato ucciso nel 2010 da una macchina mentre si allenava a Firenze, a casa, a 14 anni, e insieme a lui e a Maurizio Fondrest abbiamo aperto l'associazione Io Rispetto il Ciclista per sensibilizzare sul tema e per portare in Parlamento la legge del metro e mezzo. Sappiamo che in questi giorni fortunatamente è stata riproposta un'altra volta da Mauro Berruto questa introduzione del metro e mezzo nel codice stradale. Speriamo che passi, e noi nel frattempo abbiamo invaso l'Italia di cartelli, perché abbiamo messo oltre 4.000 cartelli insieme all'aiuto di Cristina Doimo, che fa parte dell'associazione, invitando tutti i comuni italiani a posizionare questa cartellonistica, che serve proprio per indicare il fatto che un automobilista deve superare un ciclista ad un minimo di 1,5 metri di distanza. Paola, ancora un messaggio per gli amici di Superbike. Beh, innanzitutto amici, mi raccomando, rispettate i ciclisti, sia chi guida e chi va in bicicletta, rispettiamo il codice della strada, ma soprattutto il mio messaggio è keep brave, non mollate mai, inseguite i vostri sogni, tirateli fuori dal cassetto e con la bici potrete realizzare tutti quelli che volete. Ciao amici Superbike! Grazie! Grazie! Ciao! La federazione e noi ciclisti ci auguriamo quindi che il nuovo Parlamento possa finalmente trovare il modo di attuare questi interventi necessari e sempre più urgenti a tutela degli amanti delle due ruote. Ed ora allacciate il casco, nei prossimi servizi vi presenteremo due biciclette davvero esplosive da utilizzare nelle nostre strade, ma con la massima cautela. E siamo qui con Tony Matergia per presentarvi una bici da corsa sensazionale, la Scott Addict RC15. Tony, vuoi raccontarci qualcosa in più su questa meravigliosa bici? Vi racconto tutto. Allora, parliamo di una bicicletta RC15, telaio completamente in carbonio HMX, montata con il gruppo Shimano elettronico DI2, già con un 12 velocità. Una bici, una delle più vendute che c'è in questo momento. Si possono fare diversi upgrade, di quali si può montare il manubrio integrato in carbonio, si possono modificare le ruote, passare da una ruota in alluminio a una ruota in carbonio, totalmente sempre col freno a disco idraulico. Ormai la moda è arrivata ad avere anche sul Corsa il freno a disco idraulico. I copertoni negli ultimi anni sono cambiati a livello di diametro. Quando è entrato il disco siamo passati da un diametro da 23-25, siamo passati direttamente a un diametro da 28-30 mm. Quali sono le principali differenze tra un entry level e la top di gamma? Allora, principalmente sul telaio, che abbiamo un telaio, mentre prima avevamo un telaio HMX, adesso abbiamo un telaio HMX SL, top di gamma, e poi su tutta la componentistica. Chiaramente poi avremo una bici molto più leggera. E le variazioni di peso dalla entry level alla top di gamma? Passiamo da 7,5 kg, arriviamo anche a 6,6 kg. Tornando all'upgrade per quanto riguarda il manubrio, abbiamo la possibilità di vedere proprio qua il manubrio che si può montare totalmente in carbonio, con tutto il passaggio dei cavi, tutto interni, così non si vede nessun cavo come è montata adesso qua la bicicletta. Il manubrio sull'RC15 è un upgrade, mentre sul top di gamma di Scott, sull'RC Pro, il manubrio viene dato già in dotazione. A livello di comfort invece? Beh, questa è una bici che a livello di comfort, nonostante la sua rigidità, è una bicicletta adoperata da tanti anche cicloamatori. È una bicicletta molto 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 confortevole. Grazie Tony. Grazie Francesca, e io vi aspetto. Bene, non vi resta che provarla. Ed eccoci qui con Antonio De Donato per presentarvi una bici meravigliosa, la Villier Triestina Filante SLR. Antonio, raccontaci qualcosa in più di questa meravigliosa bici. La Villier Filante SLR è una dei top di gamma di questa casa italiana. È stata studiata in Galleria del Vento per ottenere il massimo rendimento aerodinamico.
Gli angoli ammorbiditi rispetto al passato danno delle prestazioni ottimali anche quando l'aria ha un flusso perturbato. Questa particolare lavorazione ha permesso di ridurre il peso complessivo del telaio durante la realizzazione, fermando l'ago della bilancia a 870 grammi. I diversi tipi di carbonio utilizzati assieme al liquid crystal polymer hanno dato a questa bici dei valori di rigidità e leggerezza davvero assoluti. Insieme a questa bici viene abbinato il nuovo manubrio filante bar, che integra al suo interno tutti i cavi, reindirizzandoli direttamente al telaio per una massima pulizia e un'ergonomia davvero imbattibili. Qualche dettaglio in più invece sul gruppo cambio? Il gruppo cambio con cui viene assemblata questa versione della bicicletta è lo Shimano Durace Di2 12 velocità, il nuovo gruppo di Shimano elettronico. L'impianto frenante, come quasi tutte ormai le biciclette da corsa moderne, è a freno a disco idraulico. Anche qui il nuovo sistema di Shimano Durace ha permesso un'ampliazione della pinza del freno di circa il 10%, permettendo di avere il disco che rotola sempre in modo efficiente senza fastidiosi frusci contro le pastiglie. Questa bici è sensazionale. Gamma colori? La gamma colori è già abbastanza ampia di base, perché Wiglia Testina offre 5 colorazioni già di partenza ed è anche possibile, come nel caso che vedete qui davanti a voi, andare a personalizzare a proprio piacimento la colorazione tramite il sito Infinitamente Wheeler, dove potete scegliere la colorazione del telaio, delle decal. Le ruote che vengono montate sono sempre di casa Wheeler Triestina, che vengono realizzate in collaborazione con un'altra azienda italiana che è la Miche. Qui abbiamo un cerchio in carbonio, dei mozzi su cuscinetti ad alto scorrimento e anche qui le ruote si ottiene con un profilo da 42 mm, un peso davvero buono che è di 1580 grammi. Questa Wheeler è la top di gamma? Assolutamente sì, Wheeler Filante SLR è la top di gamma del segmento aerodinamico di casa Wheeler Triestina. C'è poi un altro top di gamma assieme a questa che si chiama Zero SLR, che è poi la versione nata proprio per gli scalatori. Il peso complessivo di questa bici? Il peso dichiarato dall'azienda è di 6,9 kg nella versione che state vedendo qui esposta. Bene, non vi resta che provarla! Ed eccoci qui con Gabriele Mazzetta, founder di Enjoy Triathlon, allenatore, dottore in scienze motorie. Ciao. Buongiorno. Gabriele. Buongiorno. Gabriele, possiamo fare gli esercizi a casa per migliorare le nostre performance in bicicletta? Assolutamente sì, Francesca, possiamo fare davvero degli esercizi tanto semplici ma al tempo stesso molto profondi e molto importanti per andare più forte in bici e migliorare le nostre capacità motorie. Vediamolo insieme. Francesca, allora iniziamo da un esercizio principe del movimento dell'essere umano che ci serve tantissimo nel ciclismo, che è lo squat. Vediamolo insieme. Allora, sei scalza, così hai una maggiore consapevolezza del tuo corpo. Mettiamo i piedi larghi quanto le anche, le tue anche, bravissima. Le punte naturalmente leggermente all'infuori. Apriamo un pochettino di più i talloni, esatto. Dopodiché adesso scarica il tuo corpo su tutta la pianta del piede. Senti bene il tuo corpo lì. Da questa posizione qua porterai le anche all'indietro, cercando una sedia immaginaria, cercando di scendere più possibile senza alzare i talloni. Proviamo a farlo. Bravissima. Scarica bene il peso del corpo. Adesso inseriamo anche l'espirazione, ossia quando scendo inspiro, quando salgo espiro. Facciamolo. E ancora. Tieni bene le dita dei piedi a terra. Bravissima. E ancora una volta, cerca di scendere più possibile senza alzare i talloni. Perfetto, questo è un esercizio fondamentale che ti servirà tantissimo. Allora, Francesca, dopo aver visto lo squat, saliamo di difficoltà. Il concetto resta lo stesso, ma è lo squat monopodalico, ossia su una gamba sola. È più difficile perché abbiamo l'equilibrio solo su una gamba, ma il concetto non cambia, sia a livello di pesi, che di idea, che di braccia. Cosa faremo quindi? Staremo su una gamba sola, cercheremo di scendere più possibile
e di risalire. Proviamo a farlo insieme. Come hai visto, Francesca, è naturalmente molto più difficile, però non devi sconfortarti, anche qui seguiamo la progressione, sia possiamo usare un riferimento, per esempio Francesca potremmo usare un rialzo da porre posteriormente che andrai a sfiorare col tuo ginocchio, quindi durante il tuo squat monopodalico sfiorerai col ginocchio la valigia per poi risalire piano piano, più sarai brava e più porrai un rialzo più piccolo. Comunque non perdere la fiducia in te stessa. Allora Francesca, questo esercizio che abbiamo fatto è davvero molto interessante perché è monopodalico, infatti con la bicicletta spingi una gamba alla volta, spesso non c'è lo stesso bilanciamento, ossia una gamba spinge più dell'altra. Questa esercitazione qua ti serve molto a ribilanciare le tue forze e ti guiderà sempre l'arto con cui farai meno fatica, quindi dacci dentro! Ed eccoci al terzo e ultimo esercizio che ti proporrò oggi. Serve un semplice rialzo, può essere una banale sedia che avrai in casa e noi saliremo e scenderemo con una gamba alla volta. Anche questo potrebbe essere molto semplice, invece è un esercizio che ci può dare davvero tanto per migliorare in bicicletta. Proviamolo! Mettiamo il piede destro sul gradone, dopodiché concentrandoci sulla tua gamba destra senza creare un compenso col piede sinistro, salirai e scenderai. Anche qua butto fuori il fiato e respiro, scendendo giù, e ancora salgo, butto fuori e respiro. Da questa posizione, come per gli squat, senti bene tutta la pressione del piede omogeneamente sul piede destro. Non compensare con una spinta col piede sinistro. Perché ti dico di avere un'omogeneità? Perché noi ciclisti tendiamo a porre l'attenzione sulla zona metatarsale perché lì abbiamo la tacchetta. Grazie Gabriele, non vedo l'ora di provare queste gambe in bicicletta. Vedrai che magari non subito, però avrai grandissimi giovamenti, andrai più forte, farai meno fatica e ti divertirai di più. Bene, è giunta l'ora di salutarci. Se volete inviarci consigli, suggerimenti o video delle vostre performance in bicicletta, se siete una squadra e volete salire in sella con noi, scrivete a superbike@rete7.it. Ci vediamo su Rete 7, tasto 13 del telecomando, stesso giorno, stessa ora. Superbike, tutto il meglio solo per voi!